Okay, one more time from the top. Six beats, all right? One, two, three, four. One, two. Buongiorno. Eccoci, buongiorno, bentornati su Palcoscenico. Oggi è 22 febbraio, sempre di lunedì, ed eccoci qui con Paola Pagone. Il mese di febbraio è uno dei mesi più difficili del mondo, o no? Di tutto l'anno. Dell'emisfero nostro di sicuro. Non lo so, poi ci mette sempre a dura prova. Tra l'altro, appunto, ci sono anche le influenze che vanno in giro. Però oggi ci dicevamo che abbiamo superato la 17ª puntata, quindi siamo alla 18ª puntata di Palcoscenico. Sarà... Da ora sarà tutto in discesa e tutto liscio, tra un po' ci riaprono, quindi chissà, infatti chissà. Dicevo appunto fuori Ocia, ma nella diretta, insomma, prima nella non stop, dicevo proprio che ricorre praticamente un anno dalla chiusura dei teatri. Esatto, è un periodo complicato storicamente, ma anche nel nostro piccolo specifico, motivo per cui questa settimana, insomma, si muovono un sacco di cose. Esatto, intanto vi ricordiamo che siamo qui in diretta dal foyer del Teatro Kismet, siamo nella redazione di RKO, e come diceva poc'anzi Paola, appunto oggi è una giornata particolare. Questo 22 febbraio è un giorno simbolico, un giorno in cui siamo quasi ad un anno dalla prima chiusura, insomma, di tutti i teatri, ma di tutti, insomma, i luoghi dello spettacolo dal vivo, compresi anche i cinema. E un'associazione nazionale, l'Associazione di Unita, ha lanciato un appello che è stato colto dalla maggior parte dei teatri, quello di accendere oggi in maniera simbolica, a partire dalle 19:30, tutte le luci dei nostri teatri, chiedendo, insomma, al pubblico di venire a far visita ai teatri in maniera ordinata, insomma, per poter un po' riabitare e ridare un po' vita a questi luoghi ormai chiusi da tempo. Oggi in trasmissione con noi abbiamo Francesco Colella, che è un attore che conoscete benissimo, insomma, famosissimo, ma è soprattutto un membro di Unita. Benvenuto, Francesco. Ciao. Eccoci, grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto. Grazie a voi, grazie mille. Abbiamo appunto introdotto quella che è l'iniziativa di questa sera. Ci piaceva un po' capire anche di più di che cosa si occupa Unita, ma soprattutto da dove nasce l'idea di oggi. Ma guarda, Unita è un'associazione di categoria, è stata fondata da più di 100 interpreti del teatro e dell'audiovisivo. Io sono giunto in un secondo momento come iscritto, da allora mi sono entusiasmato e in qualche modo nel mio piccolo cerco di partecipare, in qualche modo, come dire, è stata creata per sostenere, per promuovere innanzitutto la centralità del nostro mestiere di attrici e di attori all'interno del panorama artistico e culturale italiano. Serve a tutelare la nostra dignità professionale, anche perché la pandemia ha semplicemente amplificato delle problematiche che esistevano già, certo. Il fatto che siano stati degli attori a volersi riunire in categoria è un fatto abbastanza raro, non vuole assolutamente superare o prevaricare quelle che sono le istanze dei sindacati, anzi cerca sempre un tavolo di confronto, di dialogo, molte istanze sono appunto simili e via dicendo, però il fatto che si responsabilizzino proprio le attrici e gli attori riguardo a questo è un fatto importante, perché siamo sempre stati, come dire, come delle anime sempre separate. Ecco, questo crea una grandissima forza e Unita, attraverso le sue azioni, sta ottenendo anche diversi benefici. Quest'idea è nata da un'ispirazione, o meglio, una cattiva ispirazione, perché durante la pandemia, se c'è un settore che nella narrazione è stato trascurato, è proprio quello della cultura, dello spettacolo dal vivo. Esatto. E quindi l'idea di voler accendere le luci dei teatri è un'idea che è un gesto che noi riteniamo fortemente simbolico. Solo
adesso nel discorso del presidente Draghi è stata nominata la parola teatro, perché precedentemente non se ne è parlato, cioè sembrava che fossimo tutti sciatori, quindi sai… Sì, cioè, noi, come annunciavi, c'è proprio un problema di restituire un po' di dignità anche a questa professione, diciamo. No, ma questo che ti dà l'idea, storico, dà l'idea di un grosso problema culturale, esatto, che c'è in Italia, nel senso che ancora la cultura o il spettacolo dal vivo è considerato come una specie di ornamento, o di come dire, divertimento, qualcosa che faccia, come dire, fuori dal lavoro riesca a sollevarci, a farci evadere, insomma, a farci divertire, frustrazioni o dolori, via dicendo. Sì, sì, esatto. Ma non è così. Esatto, non è così, c'è una professionalità dietro ed è un bene di pubblica autorità. Infatti, poco prima che iniziasse la nostra puntata, Francesco, stavo riascoltando il tuo appello lanciato dal Teatro Argentina proprio ad ottobre, in occasione appunto dell'ultima messa in scena di Un uomo senza meta, ed è un appello che ha fatto praticamente il giro, oltre che dei social, anche proprio di tutta la stampa italiana. Ti sei fatto un po' portavoce, no, di quella che è stata questa decisione di chiudere i teatri. Allora si diceva, insomma, fino a fine novembre, poi sappiamo tutti, insomma, che da allora, dal 25 ottobre, siamo ancora completamente fermi. Certo. È stato un appello intenso, insomma. Ti volevo chiedere, appunto, il pubblico in sala come ha reagito, perché questo dal video non si percepiva. Ma guarda, il pubblico in sala è stato invitato proprio ad accendere i telefoni cellulari per portare non la mia voce, la nostra voce. Era l'ultima replica, dall'indomani i teatri sarebbero stati chiusi, e a quel punto mi era venuto in mente di fare questo appello. Sembra pleonastico dover parlare di quella che è l'utilità del far teatro, del promuovere arte. Invece io credo che di questi tempi bisogna proprio raccontare che cosa significhi farlo, ma anche alla gente che magari non va a teatro, non assiste a concerti, ma far circolare l'arte dentro un paese vuol dire in qualche modo rianimare questo paese e creare una coscienza critica. Non è mai un caso quando la cultura viene trascurata, cioè non avviene soltanto per trascuratezza o per indifferenza, c'è anche una volontà, voglio dire, perché quando ti confronti con delle storie che ti raccontano, quello che succede nella tua vita, quando ti rispecchi con dei sentimenti, riesci a riconoscerli, in qualche modo è un modo di affrontare la vita diverso, ti senti meno isolato, meno separato, e i luoghi sono questi che ti fanno sentire parte di una comunità, dove si può elaborare la paura, il dolore, si può condividere una gioia. Questo fa in modo che a un certo punto la tua vita possa assumere una sua dignità, ma se tu interrompi la memoria, il racconto, la trasmissione di queste cose qui, ognuno nella propria solitudine comincerà a sviluppare da un sentimento di solitudine e di tristezza un sentimento anche di rabbia. Esatto. Non so come spiegare. È quello anche che sta succedendo. Certo, infatti. Questo è un dato di fatto, in realtà, perché è quello che si sta fatto. Sì, è un fatto talmente concreto, come ho detto in quell'appello, è organico, cioè non si può trascurare, e allora è compito nostro, di noi attori, artisti, registi, di raccontare anche a cosa serviamo, perché non è così scontato, perché gli spiriti si addormentano e non si accorgono di addormentarsi, quindi bisogna che ce lo diciamo e ridiciamo spesso, sempre più spesso. E anche questo è il significato di accendere le luci nei teatri. Non è solo una maniera di dire vi ricordate, è una maniera di dire
come dire, qui c'è un serbatoio, un presidio culturale, esatto, un'aggregazione, un centro di aggregazione appunto civile, umana. Non è come andare a mangiare, a fare una cena insieme. Nulla contro la ristorazione, hanno messo le categorie come se fossero le une contro le altre, tra di loro. Sì, esatto. Ma non è così, esatto. Ma è ovvio che noi non siamo dei ristoratori, ci mancherebbe altro. Anche perché quando voglio dire senza, esatto, cioè, senza poter andare al ristorante prima di uno spettacolo non si recita bene, quindi diciamo, cioè, no, sono una parte integrante. Esatto, però è anche vero che chi decide di andare ad assistere a un concerto in un teatro o a uno spettacolo teatrale di per sé ha già un atteggiamento diverso dall'andare a cena, non so come spiegarmi. Certo. Si prepara a qualcosa e quella specie di attenzione nello stare distanti, nello stare attenti, già avviene. Tant'è vero che quando si sono aperti i teatri quest'estate non c'è stato nessun contagio all'interno dei teatri, perché c'è stata un'attenzione enorme nella sanificazione, si porta la mascherina quando si assiste a uno spettacolo teatrale, il distanziamento non era fatto di un metro, tu ti sedevi e c'erano due posti vuoti, esatto, a fianco a te e dietro di te, per cui in qualche modo sarebbe stato possibile, sarà possibile, è possibile. Esatto, è proprio questa, ecco l'accento nel presente che noi continuiamo a ripetere ed è quello che vogliamo dire anche stasera illuminando i nostri teatri. Esatto. Volevo ricordare che infatti anche Teatri di Bari partecipa alla vostra iniziativa di Unita, saranno illuminati il Teatro Kismet qui a Bari, il Teatro Radar a Monopoli e anche la Cittadella degli Artisti a Molfetta, ma come questi anche tantissimi altri teatri in Puglia, in tutta sì. Italia, sono davvero tanti sì, i teatri che noi... hanno aderito. Esatto, stiamo comunicando tra noi e stiamo mettendo nelle liste i teatri, chi si trova a Roma, io adesso ieri ero a Roma, oggi sono a Milano e andrò al Piccolo Teatro di Milano, che si accenderà, ognuno posterà delle foto, porterà una testimonianza, insomma. Francesco, tu cosa prevedi in questo prossimo futuro? Diciamo, dalle ultime parole di Draghi ci hanno un po' risollevati su quello che potrebbe essere il futuro dei teatri, ma penso che il lavoro da fare sarà ancora tanto e soprattutto quello, come dicevi tu, quello di risvegliare un po' gli animi che si sono assopiti in questo tempo, anche il rapporto col pubblico dovrà essere ricostruito? No, io non penso che dovrà essere ricostruito il rapporto col pubblico, perché il pubblico sarà ancora più contento di venire a teatro. Io penso che bisognerà soltanto stare, ovviamente la priorità è che questa pandemia si riduca sempre di più, questa è la prima cosa. Poi certo si apriranno i teatri, ecco, quando si apriranno però i teatri anche il clima culturale dovrà cambiare. Perché anche prima della pandemia i teatri erano aperti e noi vivevamo questa cosa come una normalità, ma c'erano già tante cose che non andavano. Per esempio, io porto una testimonianza da attore e credo che molti miei colleghi siano d'accordo. Per esempio, per quanto riguarda le produzioni teatrali, c'è un'infinità di attori, di persone del mondo dello spettacolo, operatori proprio dello spettacolo, di tutte le categorie lavorative, che per esempio molte volte, soprattutto i grandi teatri, i teatri nazionali e via dicendo, promuovevano delle produzioni dove tu ti trovavi e ti trovi a provare per un mese e mezzo uno spettacolo per poi fare una settimana di repliche. Poi arrivederci e grazie, ci si vede alla prossima produzione. Cioè quello che negli ultimi anni è mancato è stato proprio l'esercizio del far teatro anche dal punto di vista artistico. Per esempio, io sono uno, nasco con il teatro, adesso faccio anche il cinema, la televisione, certo. Ma so che il mistero del teatro sta in una cosa che si chiama replicazione, cioè il fatto di esercitarle, di replicare gli spettacoli non vuol dire riprodurre una cosa uguale a quella della sera precedente. Assolutamente. Vuol dire in qualche modo imparare un'arte e nello stesso tempo far crescere uno spettacolo. Ma siccome negli ultimi anni è invalsa la cultura dell'evento, e io non ho nulla contro questa parola, ma è stata talmente sperequata che è diventata una parola volgare, perché l'evento non è altro che arte di consumo.
cioè tutti si riempiono la bocca di eventi per avere sovvenzioni e via dicendo, questi eventi fanno in modo che a un certo punto si costruiscano appunto delle produzioni o appunto degli eventi che hanno la durata di un battito di ciglia e poi arrivederci e grazie. Anche la maniera di fare arte va cambiata, perché ci sono, l'Italia è ricca di talenti, ma molti talenti si sono ripiegati in se stessi perché trascurati, perché il terreno non è fertile per far crescere i talenti. Quindi la prima cosa è che si riduca questa pandemia, che si aprano i luoghi dell'arte dal vivo e poi, come sta facendo l'Associazione Unita, che sia tutelata la dignità dell'artista, degli attori e di tutti gli altri lavoratori, ci mancherebbe dello spettacolo, ma in questo caso è un'associazione di attori e stiamo cercando di lottare per questo. Quindi quanti giovani attori devono entrare nel mondo del lavoro e non trovano lavoro? Non è possibile, come dire, alimentare una superstizione o vivere questo lavoro come una lotteria. Per fortuna mi hanno preso, cioè non sai dove ti devi instradare. Non esiste un'offerta così ampia. Manca un percorso. Francesco, ti interrompo un attimo, ma non ti faccio andare via, perché adesso dobbiamo mandare un brano, ma se ti chiedo di restare ancora con noi, perché è molto interessante quello che stai dicendo e quindi voglio assolutamente continuare questo discorso. Va bene. Che brano è? Paola. Allora, io avevo pensato ai Mad Lib, quindi niente, Road of the Lonely Ones. Fantastico. Va bene. Ascoltiamo il brano e torniamo tra poco. Ed eccoci, siamo tornati in diretta dallo studio di RKO, siamo al 22 febbraio e sono le 11.56, eravamo poc'anzi, siamo qui con l'attore Francesco Colella che è in diretta con noi e ci stavamo un po' raccontando appunto qual è lo scenario ad un anno di chiusura esatta dei teatri e, o meglio di stop dello spettacolo dal vivo. Rieccoci Francesco, siamo qui ancora con te e stavamo
abbiamo interrotto il nostro discorso, stavamo parlando proprio di quello che invece poi anche la prospettiva per chi vuole fare il mestiere dell'attore qui in Italia. Dicevamo appunto che oltre a questa situazione della pandemia non ha fatto altro che far emergere ancora di più dei problemi che esistevano già all'interno del settore. Sì. Sì, sì, ne parlavo prima, questo aggiungo magari, fatte le dovute eccezioni, però certi problemi esistono all'interno stesso dell'edificio teatro, cioè come si governano i teatri. Poi sai, certe volte magari un ministro lì al governo, dove dal palazzo, non si sa, si stanziano i soldi, ma poi questi soldi come vengano utilizzati, uno non va ad approfondire, ed è capitato molto spesso che fossero male utilizzati o utilizzati comunque in una maniera tale da non far crescere, diciamo così, un clima culturale per cui tu sai che in Italia esiste un teatro vitale, esiste una grande vitalità, lo ripeto, dal punto di vista artistico ci sono tantissimi talenti, ma hanno il bisogno e la necessità di esprimersi. Se non fai progetti a lunga scadenza, se gli spettacoli che fai non li fai maturare, se non li fai replicare, se gli dai soltanto una settimana di repliche e poi saluti tutti, spettacolo e compagnia, come fanno a crescere gli artisti? Cioè, si rischia di trascurare intere generazioni, e non va bene. Ci auguriamo insomma che adesso con l'apertura di questi tavoli tecnici anche in questi giorni, diciamo a causa della pandemia e quindi della possibile magari riapertura dei teatri, si possano aprire anche poi delle nuove diciamo discussioni anche su quello che è proprio la realtà di questo mestiere. Queste discussioni devono avvenire quando c'è una pandemia. La politica fa riferimento a chi? All'Istituto Tecnico di Sanità. Quando ci sono dei problemi all'interno dei teatri, tu devi poter parlare con gli artisti, certo. Devi accoglierli in un tavolo, devi fargli delle domande. Siccome fino ad ora non è stato fatto, magari si creano associazioni come Unita, ma anche Attrici e Attori Uniti, cioè queste associazioni che a un certo punto si impongono per dire guardateci, parlate a noi, fateci delle domande, perché forse vi sappiamo rispondere, forse abbiamo delle risposte migliori di quelle che date voi. Questo è importantissimo. Non potete parlare solo con i direttori dei teatri amministrativi per cui ricevete i soldi, bisogna interloquire anche con gli artisti. Esatto, che sono quelli poi che fanno appunto il teatro. Io volevo ricordare il sito, che è www.associazioneunita.it, a cui possono aderire insomma gli attori di teatro e dell'audiovisivo, però comunque anche per il ricordando anche a tanti, scusami, sì. Giovani attori, questo lo devo dire, sì. Che attraverso Unita possono avere anche delle tutele legali. Ottimo. Perché ci sono molte occasioni nelle quali per paura certi attori di non essere più chiamati da quel teatro o quell'altro accettano paghe da fame, oppure in qualche modo subiscono delle piccole o grandi ingiustizie. Unita, garantendo anche l'anonimato perché non possa essere ricattato l'attore, offre protezione legale, per esempio, o in qualche modo fa sentire la sua voce laddove ci sono, diciamo così, delle prevaricazioni, delle ingiustizie. Questo è molto importante. Certo. Questo è un bel modo per non essere più invisibili, perché esatto. Poi il problema è questo, no? È un settore invisibile, scoordinato, completamente slegato. Bene, bisogna ripartire proprio dall'unione, da questo tipo non di... a caso il nome Unita, sì. Anche è, diciamo, certo. un simbolo di questo. Francesco, ti ringraziamo per essere stato con noi oggi, è stato davvero interessantissimo ascoltarti. Ricordiamo a tutti che per chi si fosse collegato in ritardo su questa puntata può scaricare il podcast da www.rkonair.com. It, lo trova .com. Sì. Lo trova già online a chiusura puntata. Francesco, ancora grazie, ci diciamo grazie merda voi. Merda merda anche per stasera, merda, ci auguriamo e ci auguriamo insomma di vederci presto a teatro e restiamo collegati anche per future iniziative. Con piacere, vi abbraccio. Grazie, grazie. Mille, davvero. Grazie. Ciao. Ciao.
E quindi Michela, niente, insomma, io direi a questo punto di, con questo splendido augurio, ecco, con questo augurio che davvero possa funzionare questa unione tra persone che condividono questo disgraziato disagio che stiamo vivendo, possiamo salutarci, ma intanto comunque ci diamo appuntamento alle 19:30 nei teatri di Bari. Il Kismet qui a Bari sarà illuminato, andate oppure alla Cittadella degli Artisti a Molfetta o al Teatro Radar di Monopoli e quindi troverete appunto lì il staff dei teatri ad accogliervi. E vi ricordiamo insomma che ognuno di voi può portare anche un biglietto dello spettacolo preferito oppure un messaggio scritto portato da casa da lasciare qui in teatro, un modo insomma per condividere anche col pubblico questa situazione. E per chi non avesse proprio la possibilità di venire può anche scriverci alla pagina Facebook su Messenger di Teatri di Bari e lasciarci il suo pensiero. Perfetto, io davvero Michela ti ringrazio, Michela Ventrella sempre perfetta e pronta, do appuntamento anche agli ascoltatori eventualmente domani mattina per un breve reportage dalla piazza, dalle piazze, spero tu possa esserci, in ogni caso dovrebbe esserci il nostro Mimmo Iannone che ci ha detto che sarà presente insomma a Bari. Io a questo punto darei la linea a Pillole per la rubrica insomma quotidiana di Tobia Lamare in diretta dalla contrada di Frigole a Lecce. Niente, grazie a tutti. Grazie Paola Pagone. Grazie a voi, grazie a te Michela soprattutto.